Benissimo. Buona lezione di bilancia, corpo libero tutte. Ci sistemiamo sul nostro tappeto con le gambe divaricate, leggermente piegate. Andiamo ad allungare bene la colonna attivando bene l'addome. Andiamo ad appoggiare subito una mano sull'altra e lasciamo le braccia e le spalle rilassate e iniziamo con solo dei bei respiri. Inspiriamo bene aria dentro dal naso e soffiamo e svuotiamo bene fuori aria dalla bocca. Ancora, inspira. Intanto prova a liberare la mente e prova a dedicarti completamente alla tua lezione di Pilates senza pensare a tutto il resto. Senza nessuna fretta, lascia fuori la fretta e prendi confidenza ascoltando il tuo respiro. Ancora due bei respiri. Espira. Ancora uno. Ed espira. Lascia le braccia rilassate. Lascia la colonna che spinga bene verso l'alto, attivando l'addome. Lentamente accompagna giù il mento verso lo sterno. Una volta la testa verso destra. Continua e vai verso dietro. Vai verso sinistra e poi giù. Cambia dall'altra parte. Sinistra. Dietro. Destra. E giù. Al centro mantieni le spalle aperte, avvicina bene le scapole, ruota la testa e lo sguardo verso destra, accompagni indietro la spalla a sinistra. Passa al centro e cambia, dall'altra parte accompagni indietro la spalla destra. Passa al centro, tieni le spalle aperte, le scapole vicine, accompagni giù il mento verso lo sterno. E ritorna centro e accompagna indietro la testa fino ad arrivi senza sforzare. Ritorna, lascia le spalle aperte, lascia le scapole vicine, accompagna orecchia destra, spalla destra e giù bene la spalla sinistra. Passa al centro e cambia dall'altra parte. Passa al centro e lentamente scivola indietro fin dove arrivi. Ritorna e accompagna giù il mento verso lo sterno. Benissimo, ora passiamo alle spalle, lasciamo scivolare giù le braccia, portiamo i palmi delle mani paralleli al pavimento ed inspirando infiliamo il collo tra le spalle. Espirando le riportiamo giù, liberando bene il collo e spingendo bene con la colonna verso il soffitto. Inspira, solleva le spalle. Espira, riportale giù. Ancora per una volta, inspira. Ed espira. Ora accompagna le spalle avanti. Accompagna su verso il soffitto, accompagna le verso dietro avvicinando bene le scapole e poi porta le mani giù verso il tappeto. Ancora avanti, soffitto, dietro e giù. Ora cambia il senso e scivola dall'altra parte facendo scivolare le scapole bene una verso l'altra, tirando indietro con le spalle, accompagnandole verso il soffitto, avanti e poi giù. Ancora. Leggermente appoggia le mani ai fianchi, passiamo al bacino, ante e retroversione del bacino. Accompagniamo il movimento col respiro, cerchiamo di renderlo il più possibile fluido e naturale. Cerchiamo di non spingere con la schiena, di non spingere con le gambe. Con il respiro
cercando di percepire una sensazione di rilassamento sulla fascia lombare. Benissimo, ora col bacino disegnate i cerchi senza spingere con le gambe, senza spingere con la schiena e senza collassare in avanti col busto, mantenendo le spalle ben aperte e le scapole vicine. Dall'altra parte, benissimo, ora avvicina i piedi, attiva bene l'addome, allunga bene la colonna verso l'alto, solleva il tallone destro su conduzione con la caviglia, stesso piede, cambia dall'altra parte, appoggiamo il tallone destro, solleviamo il sedile, circonduzione con la caviglia dall'altra parte e appoggiamo, attiviamo bene l'addome, allunghiamo bene la colonna verso l'alto, apriamo bene le spalle, lasciamo scivolare le braccia lungo il corpo, inspiriamo profondo aria dentro dal naso e al soffio dell'aria accompagniamo il giuramento, guardiamo la parte più alta della schiena, scaviamo dentro l'addome, guardiamo la parte più centrale, andiamo giù col busto avvicinando le mani e i piedi senza preoccuparci di toccarli, poi rimaniamo lì con le braccia penzoloni, con la testa pesante verso il tappeto e lo sguardo verso le ginocchia, lasciamo andare il nostro respiro senza sforzarlo, andando a percepire una sensazione di rilassamento sulla fascia lombare, cercando di accompagnare la bassa schiena e la parte più alta dei glutei su verso il soffitto, andando a percepire l'allungamento muscolare sulla parte posteriore delle gambe. Inspiriamo ed espirando srotoliamo la colonna vertebra dopo vertebra, solleviamo prima la parte più bassa della schiena, la parte più centrale, le scapole, le spalle, il collo, del petto. Aprite nelle spalle, il petto sollevato, inspira, cresce verso il soffitto. Al soffio dell'aria, accompagna giù il petto, curva la parte più alta della schiena, curva la parte più centrale, vai giù col busto, avvicina le mani e i piedi, accompagna la bassa schiena su verso il soffitto. Rimane lì con la testa pesante verso il tappeto, con le braccia penzoloni, con lo sguardo verso le ginocchia. Lascia andare il tuo respiro, cerca di renderlo il più fluido e naturale possibile. Cerca di rilassare la fascia lombare. Divarichiamo le gambe e le piegiamo leggermente. La punta dei piedi in avanti e le ginocchia rimangono ferme parallele, non devono scivolare verso l'interno. Attivo bene i glutei, attivo bene l'addome, porto il busto leggermente in avanti. Attenzione nel portare il busto in avanti, non far scivolare i glutei verso il soffitto, ma stringere bene con la pancia, a spingere l'addome contro la schiena, l'ombelico contro la colonna per cercare di rendere più piatta possibile la fascia lombare. La schiena rimane così il più liscia e piatta possibile. Attenzione anche alle spalle, a non lasciare scivolare in avanti, ma tirarla verso dietro sentendo le scapole che si avvicinano. Ora di qui, distendi bene le braccia, anche le dita delle mani, tiri bene indietro con le spalle, le mani si guardano, inspira, solleva il braccio, portami il vino alle spalle ed espirando non lasciare andare le braccia molto giù, ma comprimi l'aria e ferma le mani quando si sfiorano, non farle toccare.
Inspira, solleva vicino le scapole, apri le spalle, su col mento, lo sguardo è in avanti, verso basso e in avanti, verso lontano, per mantenere anche la colonna cervicale distesa. Espira, ritorna. Inspira, solleva. Espira, ritorna. Inspira, solleva. Espira, ritorna. Ancora 4. Espira. Ancora 3. Espira. Ancora 2. Espira. Mani con le braccia sollevate, mento sollevato, dome contro la schiena, piccola insistenza espirando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ritorna, ruota le mani verso di te. Inspira giù i gomiti, sui gomiti giù le spalle, espira, ritorna. Inspira, tira, avvicina le scapole, su col mento e ritorna. Inspira. Espira, inspira, espira, ancora 4, espira, ancora 3, espira, ancora 2, espira, ancora 1, le mani si guardano, inspira, apri, espira, torna, inspira, apri, espira, torna, inspira, apri. Espira, torna, inspira, apri e cambia. Inspira, sali, espira, torna. Inspira, sali e cambia. Inspira, apri, espira, torna. Inspira, apri, alterna. Pancia rigida, schiena distesa, mento sollevato, addome forte. Ginocchia non vanno una verso l'altra, rimangono ferme e parallele. Ancora 4, 3, 2, 1. E su. Benissimo. Lasciamo le gambe divaricate aperte quanto le spalle, quindi non troppo distanziate. La punta dei piedi in avanti, le braccia lungo il corpo. Sollevato, inspira, espirando, porta giù il mento, curva la parte più alta della schiena, la parte centrale, vai giù e se puoi appoggia le mani sul tappeto, se non riesci piega le gambe. Ora inspira, assorbe dell'aria, cammina con le mani davanti, solleva i talloni e vai a distribuire il peso del tuo corpo sulle braccia e sulle gambe. Attenzione alle spalle, non devono salire, le spalle sono aperte, le scapole sono vicine, indietro con le spalle, il mento sollevato, la pancia rigida, i talloni tirano bene verso dietro, i glutei attivi, la pancia non deve scivolare verso il tappeto, inspira, espirando cammina, ritorna, fermati, inspira, espirando, srotola la colonna e sali. Due volte ancora, prima inspira, espira, srotola. Usa tutta la respirazione per portare giù il busto, mi appoggio se mi sale, piego le ginocchia, cammino in avanti, sollevo i talloni, vado sull'appoggio delle mani dei piedi, distribuisco bene il peso del mio corpo, spalle aperte, scapole vicine. Indietro con le spalle per liberare il collo. Il mento sollevato, lo sguardo verso il basso, la pancia rigida, la schiena distesa, i glutei attivi, non far scivolare la pancia verso il tappeto e non tenere i glutei sollevati verso il soffitto. Inspira, espirando, cammina e ritorna. Inspira, espirando, srotola. Una volta ancora, inspira, fuori l'aria. Mi appoggio, inspira, cammina, sotto i piedi, appoggio le mani sotto le spalle, braccia attive, le spalle aperte, le scapole vicine, la pancia rigida, i piedi
le ginocchia cercando di unire il più possibile i talloni, porta indietro i glutei, se puoi appoggiali sui talloni, vai in avanti col busto e se puoi appoggia la fronte sul tappeto. Mani. Rilassa le braccia, rilassa le spalle, lascia andare il tuo respiro. Anche se non arrivi con i talloni e i glutei, non importa, però la spinta del bacino e dei glutei è proprio verso i talloni, come se volessi comprimere proprio i glutei sui talloni. Avvicina le mani alle ginocchia, le usando le braccia, salviamo al busto e ci sediamo. Siamo con i piedi appoggiati e con le gambe unite, andiamo a appoggiare sulle gambe le mani, destra sulla destra, sinistra sulla sinistra. Apriamo bene le spalle, avviciniamo bene le scapole, le gambe stringono bene una verso l'altra. Inspiro, allungo e cresco verso il soffitto. Al soffio dell'aria scavo dentro l'addome, curvo la colonna e porto giù il mento verso lo sterno senza distendere totalmente le braccia. Inspira, giù i gomiti, spalle aperte, scapole vicine, cresci verso il soffitto. Inspira, scavi dentro l'addome, curva la colonna, scivola indietro col busto. Tieni le gambe che stringono bene una verso l'altra e tieni i piedi incollati. Fallo ancora per due volte, inspira. Ed espira. Fallo ancora per una volta, inspira, ed espira. Benissimo. Ritorniamo sedute e distendiamo le gambe in avanti. Con la punta dei piedi bene verso di te, i talloni che spingono bene in avanti. Quella spinta arriva sui polpacci, vado a sentire l'allungamento sui polpacci. Attivo l'addome, quindi alleggerisco il peso del corpo sui glutei, vado a sentire l'appoggio dei dischi, non dei glutei che si spiaccicano, quindi non sto così, ma mi spingo verso l'alto e porto le braccia in alle spalle con le spalle aperte, inspirando vado indietro col busto, espirando ritorno, inspiro vado indietro col busto, espiro ritorno, fallo ancora per due volte, ripeto fuori pancia rigida, ancora per una volta. Continuiamo accompagnandoci con le braccia, sulle braccia, giù le spalle, apri le spalle vicino alle scapole, inspira, espira, ancora per due volte, inspira, espira, ancora per una volta, rimani sulle braccia, giù le spalle, mento sollevato, senza dare sbalzi alla schiena, sollevo alternando le gambe, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, e sto. Con le mani prendo i piedi o le caviglie dove arrivo, rilascio le braccia e le spalle, appoggio il mento e la fronte sulle ginocchia e le mani. Appoggio il gomito sotto la spalla, la mano in linea al gomito e correggo subito, cerco bene la postura corretta sul braccio. Non lasciar salire la spalla verso il soffitto, spingila verso il tappeto, attiva bene il braccio, non, per non collassare col fianco sinistro sul tappeto, ma lo spingo bene verso l'alto, la spinta è bella del fianco. Le gambe una sull'altra con le gambe spostate leggermente in avanti per cercare di appiattire la fascia lombare. Appoggio la mano destra davanti al busto con le spalle aperte con il mento sollevato. Inspiro, al soffio dell'aria sollevo il fianco sinistro verso il soffitto senza ruotare in avanti. Mantengo le spalle in asse e il mento sollevato.
espiro senza collassare, ritorno, inspiro, sollevo, attenzione alla spalla sinistra, espira, ritorna, inspira e ritorna, ancora per due volte. Rimani, solleva il braccio verso il soffitto, spingi bene sul fianco sinistro, non lascia scivolare la testa verso il tappeto, appoggia e ritorna. Mi risiedo, appoggio i piedi e unisco bene le gambe, appoggio le mani sulle gambe. Spalla aperta, giù con i gomiti, su col mento, inspiro, spingo bene la colonna verso il soffitto, ispirando, avanti le braccia, scendo dietro col busto, inspiro, fuori l'aria, petto e fuori, spalla aperta, ancora, 4, ancora, 3, ancora, due volte, sollevate le braccia distese su per le dita delle mani, le spalle aperte, le scapole vicine, la pancia rigida, le gambe che stringono prima una verso l'altra, cerca qualcosa di più e ritorna. Cambiamo fianco, ci accomodiamo sul fianco destro, appoggiamo il gomito sotto la spalla, correggiamo subito la spalla, non lasciamo che salga verso il soffitto. Attiviamo bene subito il fianco destro, teniamo le spalle in asse su col mento, appoggiamo la mano sinistra davanti al petto, spostiamo leggermente le gambe in avanti per andare ad appiattire il più possibile la fascia lombare. Attenzione a non collassare sul fianco, spingiti bene su attivandolo. Attenzione anche al gomito, non deve essere in avanti, ma deve essere perpendicolare il più possibile alla spalla. Inspira, solleva, espira, ritorna. Inspira, solleva, espira, ritorna. Attenzione alla spalla destra. Ancora, 4, ritorna. Ancora, 3, ritorna. Ancora, 2. Solleva il braccio, spinge bene sul fianco destro verso il soffitto e ritorna. Ritorna seduta. Appoggiamo i piedi, andiamo a percepire l'appoggio del piede sul tappeto. Appoggiamo le mani, apriamo le spalle, avviciniamo le scapole. Inspira, soffio nell'aria, vado in mezzo con il busto, distendo avanti le braccia, sollevo la gamba destra. Ritorno, inspiro. Ed espirando sollevo la gamba sinistra, inspiro, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, per due volte ancora, per una volta, sollevo tutte e due le gambe, senza dare sbalzi alla schiena, rimani, punta dei piedi verso di te, tallone in avanti, braccia distese in alle spalle, spalle aperte, sulle dita delle mani, mento sollevato, ritorna, ancora per 4 volte, ancora per 3 volte, ancora per 2 volte, braccia nelle mani, spalle sulle dita delle mani, spalle che tirano verso dietro, scapole vicine su col mento e ritorno. Mi sposto sul fianco sinistro. Come prima faccio attenzione alla spalla, gomito sotto la spalla, attivo il fianco sinistro, non collasso verso il tappeto.
mano destra davanti al petto, una gamba sull'altra, leggermente spostata in avanti, appendiscopi nella fascia lombare, due tempi sollevo il fianco, lungo il braccio verso il soffitto, due tempi ritorno, inspiro, sollevo, inspiro, allungo, inspiro, appoggio, espiro, ritorno, inspiro, sollevo, espiro, allungo, inspiro, appoggio, per due volte ancora, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, rimani, un po' più su e ritorna, ci stendiamo, appoggiamo i piedi, gambe unite, spalla aperta, scapole vicine su commento, braccia piegata, scivola indietro, alterna destra e sinistra, non portare giù i gomiti, non sollevare i piedi dal tappeto, stringi bene una gamba verso l'altra, ancora per 4, 3, 2, 1, giù, l'altro fianco, senza avere falsi nella schiena, appoggio il gomito sotto la spalla, appoggio la mano al gomito, appoggio la mano davanti al petto, sposto verso avanti le gambe che rimangono unite, attenzione a non scivolare verso dietro col fianco sinistro, lo spingo verso il soffitto e spingo verso il soffitto anche il fianco destro, inspiro, sollevo, espiro, allungo, inspiro, appoggio, espiro, ritorno, inspiro, sollevo, espiro, allungo, inspiro, appoggio, espiro, ritorno, sollevo, allungo, appoggio, ritorno, ancora due, spinge bene sul fianco destro, allunga, appoggia, ne manca uno, rimani, su bene col fianco destro, ritorna, ci sediamo, prendiamo i piedi, appoggiamo la fronte, metto sulle ginocchia, rilassiamo la schiena, la testa, le braccia, le spalle, lascia andare il tuo respiro, ritorniamo, una volta sedute, tap, distendiamo davanti le gambe, le stringiamo bene una verso l'altra, andiamo a percepire l'appoggio degli ischi, quindi attiviamo bene l'addome, portiamo le braccia nelle spalle, apriamo le spalle, inspira, al soffio dell'aria srotola in avanti, la parte più alta è quella centrale della schiena, spingi bene indietro la bassa schiena, tieni le braccia nelle spalle, tira indietro le spalle, mento sollevato, lo sguardo verso il basso, inspira ed espirando, ritorna ancora per 3 volte, fuori l'aria, le dita delle mani non devono superare le dita dei piedi, espira, 2 volte, inspira, espira, una volta, rimani, braccia dietro le spalle, dietro mano e spalle, braccia distesa anche le dita delle mani, mento sollevato dall'esterno, lo sguardo verso il basso, la bassa schiena che spinge indietro, le gambe che stringono una verso l'altra e viene martello, inspira ed espirando, ritorna, benissimo. Ora ci sdraiamo a pancia in giù, andiamo ad appoggiare una mano sull'altra e appoggiamo la fronte sul dorso della mano. Lasciamo i gomiti che si appoggiano verso l'esterno, lasciando le spalle che scivolano il più possibile verso il tappeto. Appoggiamo il collo dei piedi con le gambe leggermente divaricate, quando ci sei, ante retroversione del bacino. Inspirando, risucchia bene dentro l'ombelico, stringi i glutei, porti in avanti il pube, scavi dentro l'addome come se volessi creare uno spazio tra la pancia e il tappeto.
al soffio dell'aria, appiccica le spalle, la pancia sul tappeto e porta i glutei verso il soffitto. Ognuno nel suo movimento, cercando di rendere un movimento fluido. Accompagnalo con il respiro. Ora solleva la testa, appoggia le mani sotto le spalle, stringi i gomiti e i flanchi. Non portare le spalle in avanti, ma portale indietro avvicinando le scapole, stringi i gomiti e i fianchi. Lo sguardo verso il basso, il mento sollevato, inspira, soffio dell'aria, spingi con le braccia, fai pressione con le mani sul tappeto, solleva il busto senza sollevare il pube dal tappeto. Spalle aperte, scapole vicine, le braccia leggermente piegate, il mento sollevato, lo sguardo in avanti, il collo dei piedi appoggiato. Inspira ed espirando, appoggia la parte più bassa della pancia, la parte centrale, la parte più alta, il petto con il naso spirato al mento. Spalle aperte, mani ben appoggiate, le scapole che tirano bene una verso l'altra, inspira. Al soffio dell'aria con le mani faccio pressione sul tappeto, sollevo il busto, sollevo l'avambraccio, apro le spalle vicino alle scapole, il pube rimane appoggiato sul tappeto, attivo bene i glutei, mento sollevato, inspira ed espirando, ritorna senza collassare, tieni bene anche con le braccia quando ritorni, ancora per due volte, inspira e espira. Espira. Per una volta ancora, inspira, espira. Mento sollevato, spalle aperte, scapole vicine, glutei stretti. Inspira ed espira. Appoggia la mano sull'arco. Appoggia la fronte sul dorso della mano e le traversioni del bacino. Lascia la fascia lombare. Scava bene dentro l'addome e ricordati come se volessi creare uno spazio tra la pancia e il tappeto. Attiva e rilassa anche i glutei. Accompagna il movimento col respiro. Porta di nuovo i gomiti stretti ai fianchi, lascia le mani appoggiate, non lasciare che le spalle siano verso il soffitto, ma giù con le spalle e non in avanti, ma ben aperte avvicinando le scapole. L'avambraccio appoggiato, il mento sollevato. Ora, con le gambe, come se ti volessi tirare dei calci ai glutei. Prima la gamba destra, il piede piede va in flex, quindi piede a martello, avvicino il tallone al gluteo, piede va in ponte, quindi allungo il collo del piede e lo appoggio a terra. Cambio, piede in flex, avvicino il tallone al gluteo, allungo il collo del piede e ritorno. Attenzione, nella spinta della gamba non spingere sul busto, ok? L'addome è forte, i glutei sono attivi, le braccia sono attive e ti sostengono bene verso l'alto, le spalle sono aperte, le mani sollevate, movimento concentrato sulle gambe. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, due esistenze espirando, espiro uno, due senza rimbalzare sul busto, espiro due, tre,
2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, su col busto, spalle aperte, scapole vicine, ultimi 2, ancora 1, e giù, mi appoggio, appoggio una mano sull'altra, appoggio la fronte sul dorso della mano, lascio andare il respiro, rilasso la fascia lombare. Benissimo, ora lentamente ruotiamo a pancia in su, testa su un fianco, appoggio l'avambraccio, vai a accomodare lentamente la schiena sul tappeto, appoggio la testa, abbraccia le ginocchia e porta il petto. Oh, vai a percepire bene l'appoggio della schiena. La schiena che si spalma sul tappeto, rilassa le braccia e le spalle, dondola a destra e a sinistra. Crea un leggero massaggio sulla fascia lombare, lascia andare il tuo respiro. Benissimo. Ferma al centro, appoggiamo i piedi sul tappeto, punta dei piedi in avanti, ginocchia aperte quanto le spalle. Appoggiamo le mani dietro la nuca, inspiriamo ed espirando solleviamo la testa, le spalle e le scapole, tiriamo bene l'addome anche più profondo, goccia di pipì, la sensazione che bisogna cercare di sentire, quindi stringo attivando il pavimento pelvico traverso, inspiro ed espirando ritorno senza appoggiare la testa sul tappeto, inspiro, espiro, sollevo la testa, le spalle e le scapole, stringo. Gomiti aperti sul colmetto, inspiro ed espirando ritorno senza collassare sul tappeto, inspiro senza spingere con le mani, sollevo la testa, le spalle e le scapole, rimango, prima inspiro, espirando, appoggio la punta delle scapole, ritorno senza appoggiare la testa, inspira, espira, solleva, inspira, espira, ritorna. Inspira, espira, solleva, mani leggere, gomiti aperti su col vento, inspira, espira, ritorna. Ancora. Inspira, espira. Per una volta ancora, solleva, rimani, mani leggere, gomiti aperti su col vento, piccola insistenza, espirando, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani e ritorna. Testa appoggiata, fronte lineamento, tutte e due le mani abbracciano il ginocchio sinistro e lo portano al petto, con i gomiti aperti e con le spalle aperte. Il tallone è sollevato dal gluteo, la punta del piede verso di te. Distendi in avanti verso il basso la gamba destra senza sollevarla dalla schiena. Due insistenze espirando e cambio gamba. Tiro 1, 2 e cambio. Tiro 2, 2 e cambio. Tiro 3, 2 e cambio. Tiro 4, 2 e cambio. Non rimbalzare sul busto. 5, 2. Ricordati di soffiare. Ora soffia 1, 2. 7, 2. 8, 2, solleva la testa e le spalle, non rimbalzare sul busto, continua, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, mi appoggio un tempo solo, continuo, 1,
taglia. 2, 3, 4, tira bene il ginocchio al petto sul tallone. 5, 6, 7, solleva la testa e le spalle e continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e giù. Lascia la testa appoggiata, la fronte in allineamento, solleva le gambe verso il soffitto, piega leggermente le ginocchia, tutte e due le mani abbracciano il polpaccio sinistro e avvicinano la gamba alla fronte, aprendo bene i gomiti verso l'esterno, ricordati il giornamento verso lo sterno. Leggermente in avanti la gamba destra, ora concentrati di più sul tirare per due volte la gamba verso la fronte che non a spingere la gamba destra verso il tappeto. Tira 1, 2 e cambia. Tira 2, 2 e cambia. Tira 3, 2. Tira 4, 2. 5, 2. 6, 2. 7, 2. Solleva la testa e le spalle e continua. Gomiti aperti sul collmento. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2. Appoggiati un tempo solo e continua. Tira 1, tira 2, tira 3, 4, 5, 6, 7. Solleva la testa e le spalle continua, gomiti aperti sul collmento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e giù. Ginocchia al petto, testa appoggiata, lascia andare il respiro, dondola destra e sinistra, fuori l'aria. Rilassa le braccia, le spalle, rilassa la testa, rilassa l'addome e la schiena. Fermati al centro, appoggia le mani dietro la nuca, porta le gambe in tabletop, ginocchia sopra i fianchi, talloni nelle ginocchia con la punta dei piedi verso di te. Espirando, una gamba si distende in avanti verso il basso, l'altra si piega tenendo il tallone sollevato e poi cambia. Espira 1, espira 2, espira 3, espira 4. Espira 5, comprimi la vasta schiena, 6, 7, solleva la testa e le spalle e continua, gomiti aperti sul collmento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ruota il busto e continua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 insistenze espirando, 1, 2, 2, 2, 3, 2, sul collmento, 4, 2, ricordati che la spalla che si avvicina al ginocchio non il gomito, ultimi 4, 3, 2, 1, ginocchio al petto, giù, benissimo, fronte in allento, dondola destra, lascia andare il tuo respiro. Bene. Ora fermati al centro. Porta dietro le braccia, appoggiali sul tappeto. Ruota i palmi delle mani verso il soffitto, porta le spalle in avanti, porta giù il petto verso lo sterno, appoggia un piede. E poi appoggia l'altro lentamente, scivola in avanti con le gambe, allunga l'addome e la schiena, lascia che la schiena si sollevi dal tappeto, lascia che prenda la sua forma naturale, e rilassa i piedi, rilassa le gambe, rilassa le braccia e le spalle, rilassa la testa, allunga bene l'addome e la schiena, rimani lì per qualche respiro. Ora lentamente porta le braccia lungo il corpo, appoggi i palmi delle mani.
Ora lascia tutto il tuo corpo completamente libero e abbandonato sul tappeto, lascialo in totale relax. Lascia andare il tuo respiro e se ti va chiudi gli occhi. Ora prova a non pensare. Prova a dedicarti una manciata di secondi. Rilassa gli occhi. Rilassa la mandibola e le spalle. Rilassa le braccia e le mani. Rilassa l'addome, la schiena, le gambe. Lascia andare il tuo respiro. Senza fare nessun movimento, ma è soltanto percepire bene il contatto dei talloni sul tappeto. Assalire il contatto dei polpacci sul tappeto. I glutei. La parte più alta della schiena con le braccia, mani e poi la testa e rimani ancora per qualche respiro. Ora abbraccia le ginocchia e porta al petto cercando di incollare bene la schiena sul tappeto. Ora lentamente spostati su un fianco. Porta le ginocchia al petto e guardandole usa le braccia, porta in avanti il busto, solleva il busto con le braccia. Sediamo con le gambe incrociate, con la schiena ben distesa, attiviamo bene l'addome andando a percepire l'appoggio dei glutei sul tappeto, braccia e spalle rilassate, scapole vicine, lascia scivolare giù il petto, con la testa vai a destra, vai indietro, vai a sinistra e poi vai giù. Cambia, si
destra, braccio al centro, appoggia le mani sul tappeto, appoggia i piedi, usa le gambe e i bracci per sollevarti, lascia i piedi uniti, lascia giù il busto, lo sguardo verso le ginocchia, lascia le braccia pendoloni. Respirando sul fondo alla colonna vertebra dopo vertebra, solleva la parte più bassa della schiena, la parte più centrale, le scapole, le spalle, il collo, il mento. Quando sei su, apri bene le spalle, divarica le gambe, piegale leggermente, due bei respiri. Grazie.